e noi pensiamo nell'arco di una settimana di arrivare all'identificazione delle soluzioni tecnologiche più adeguate per ridurre le emissioni inquinanti dello stabilimento, concordate tra l'impresa, la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente. In questo caso, come prevede la legge, potremmo sottoscrivere un accordo tra le parti che vincola l'impresa ad attuare gli interventi che abbiamo identificato. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto per l'Ilva di Taranto. Il governo ha sbloccato 336 milioni di euro che saranno necessari per gli interventi di bonifica. Ad annunciarlo il ministro dell'Ambiente Corrado Clini al termine del Consiglio dei Ministri. Da Palazzo Chigi approvati tra gli interventi di manutenzione straordinaria del territorio anche le misure per il risanamento ambientale e la riqualificazione di Taranto, tra le quali interventi anche per il risanamento del quartiere di Tamburi. Il decreto legge prende atto del protocollo d'intesa e dice, considerato che normalmente le procedure in Italia per mobilizzare le risorse per attuare interventi richiedono tempi che possono essere lunghi, a fronte di una situazione che invece richiede interventi rapidi, il governo attiva le procedure per fare in modo che siano rapidi. Questo è il senso del decreto legge. Il Consiglio dei Ministri vara il decreto per bonificare l'Ilva, il sito a Taranto. Voi cosa ne pensate di questa decisione del CDM? Il decreto del governo è assolutamente inadeguato se pensiamo che a Porto Marghera giustamente sono stati dati 5 miliardi di euro. A Taranto c'è un'emergenza sanitaria e il governo ancora non ha compreso che bisogna fare interventi forti, fermare quelle autorizzazioni altamente inquinanti che sono state date, avviare il monitoraggio del sangue dei cittadini e avviare la riconversione industriale. Grande soddisfazione perché questo è un decreto importante che tocca molti degli elementi dell'agenda per la crescita. L'agenda per la crescita che il governo sta realizzando è iniziata in dicembre, ogni mese ha avuto dei pezzi, si è arricchita concretamente di elementi. Oggi naturalmente con questo decreto molti pezzi sia strutturali di riforme sia di risorse all'economia vengono aggiunti e ogni mese contiamo di aggiungere dei contributi. Perché un paese come il nostro si rimetta in moto dopo anni di non crescita, perché questo succede è necessario agire su tutte le leve della competitività, andare a toccare tutte le cose che trattengono il nostro paese dal crescere, quindi i costi troppo alti, gli elementi di competitività come l'innovazione, come l'internazionalizzazione, dobbiamo mettere in condizione il nostro paese di recuperare in termini infrastrutturali. Se andiamo a vedere questo decreto, molti di questi pezzi sono soddisfatti, vengono dati strumenti alle imprese per finanziarsi, vengono dati gli strumenti alle infrastrutture per finanziarsi, passiamo ai project bond o alla defiscalizzazione, viene rivista la legge sul tutto il diritto fallimentare per poter mettere in condizione le aziende in difficoltà di affrontare meglio le difficoltà, vengono introdotte molte semplificazioni come lo sportello unico per l'edilizia. Pensiamo alle risorse che vengono date all'economia, cioè le risorse sono poche, e si è cercato di concentrarle dove queste possono avere maggiore leva per creare occupazione, per creare lavoro. Via libera dal Senato al decreto sviluppo, 216 voti a favore, 33 contrari e 4 gli astenuti. Hanno votato no al decreto l'Italia dei Valori e la Lega Nord. Alto però il numero dei senatori assenti, non ci sono stati in aula a Palazzo Madama ben 70 senatori. Con il via libera del Senato il provvedimento ora è legge. Soddisfatto il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, che ha già annunciato ulteriori proposte per la crescita. Questo è un primo passo che aggiunge strumenti rispetto a quelli varati con le liberalizzazioni, ma bisogna potenziare le politiche per lo sviluppo. Esattissimo, i contenuti ci lasciano sconcertati. Ci sono alcune cose positive, ovviamente in una materia così vasta, qualche cosa di positivo c'è. Due cose estremamente negative: cambiare il processo civile, l'appello con decreto legge, senza dibattito, neanche in commissione giustizia. E poi la cosa che mi lascia francamente sconcertato
è che sono state lievemente aumentate le percentuali che i concessionari dell'estrazione di metano e petrolio nel nostro paese pagano allo Stato. Si arriva ad una percentuale del 10%, noi siamo al di sotto moltissimo rispetto alla media mondiale, regaliamo il prodotto.